Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà il video dedicato a tutti i regali di Natale o comunque pensierini, piccoli doni che si possono trovare tranquillamente da Lidl a un prezzo davvero molto molto basso. Infatti tutti i prodotti di cui vi andrò a parlare in questo video sicuramente hanno un prezzo minore di 10 euro e sono tutti comunque prodotti reperibili in questo periodo in un punto vendita Lidl di più, mentre un altro di meno, tanto dipende anche dalla disponibilità. Ho stilato un po' un elenco di tutti i prodotti che appunto possiamo trovare, che magari utilizzo anche io e che mi piacciono, che ho testato, che vi sento di consigliarvi e con cui sicuramente non fareste una brutta figura. Scusatemi se non sarò precisa al 100% riguardanti i prezzi, poi nel caso troverete maggiori informazioni giù nell'info box. Sicuramente vi dirò magari questo prodotto costa massimo 5 euro, giusto anche per rendere l'idea più o meno del prezzo quando andrete direttamente in negozio. E seconda cosa, avevo pensato di ogni prodotto che vi elenco di dirvi se ha o meno un buon inci. Per prima cosa, assolutamente io vi consiglio di regalare, se può interessare l'articolo naturalmente alla persona che lo riceve, un profumo presente da Lidl. Naturalmente vi parlo di tutti quelli in gamma permanente, di cui la maggior parte sono della linea Sandley. Io in questo momento vi faccio vedere quello che ho io, ossia il Sandley Madame Glamour for Woman, quindi questo è da donna, ma devo dirvi che ci sono anche alcune alternative da uomo. Ad esempio c'è anche il profumo da donna Dupe di Lancome, c'è il profumo da uomo sempre della linea Essence Dupe di Acqua di Gio. Insomma, trovate un bel po' di alternative e se sapete che questa determinata persona utilizza ad esempio la Vie Belle di Lancome e volete farle un regalo che magari non è troppo costoso ma magari che può farle piacere, sicuramente c'è il Dupe da Lidl ed hanno tutti più o meno un prezzo di 4 euro, 5 euro, massimo 6,99 euro. Naturalmente i profumi Lidl non hanno un inci proprio perfetto, diciamolo, sono comunque a base di alcol denaturato. Io vi consiglio di spruzzarli soprattutto sui vestiti, non troppo sulla pelle, anche perché vedrete che hanno una durata pazzesca. La maggior parte di questi infatti durano moltissimo, sia a contatto con la pelle che naturalmente con i vestiti. Altri prodotti Lidl che vi consiglio è assolutamente il make up. Anche qui possiamo trovare davvero prodotti economici ma allo stesso tempo molto molto performanti e molto buoni. Se volete fare un regalo magari ad una persona che si trucca ma non troppo, trovate tantissime idee nel reparto quello cosmetico Sien, perché comunque ci sono tantissime nuance di rossetti, di luci da labbra, c'è un mascara waterproof, uno normale, ci sono anche tantissimi smalti che hanno inci ottimi e che vi consiglio assolutamente. Io adesso vi faccio qualche esempio e quali sono secondo me i prodotti top tra il make up Sien. In primis assolutamente i rossetti, i lipstick, questi qui di Sien, io li adoro. Quindi ho due che sono ad esempio Cozy Rose e Red Carpet. Questi naturalmente hanno un buon inci, sono a base di olio di ricino e naturalmente possono essere un regalo alquanto gradito. Un altro prodotto con buon inci che vi posso consigliare di regalare sono senza dubbio gli ombretti. Gli eyeshadow sono molto molto buoni, li utilizzo anche io spesso, ma solamente due tonalità sono quelle che mi piacciono maggiormente fra tutte e sono il colore quello marroncino e il pan. Il celeste e il rosa, devo dirvi che mi piacciono un pochettino meno. Tra i mascara posso dirvi che quello celeste waterproof non mi è piaciuto tantissimo, mentre quello nero fra i due è assolutamente i migliori. I luci da labbra, ragazze, non hanno un buon inci come i mascara e sinceramente non mi piacciono tantissimo. E poi abbiamo BB cream, fondotinta, che purtroppo, ragazze, io sono sincera, non hanno un buon inci, quindi non vi consiglio di regalarli. Il terzo regalo che potrebbe essere molto gradito soprattutto da grandi ma anche da piccini sono senza dubbio le acque profumate Sien. Queste sono quelle nuove che sono uscite questa primavera e hanno un inci ottimo. Io qui ve ne faccio vedere due che sono le mie preferite: l'acqua profumata Mora e Muschio, che ha un profumo fruttato e dolce e buonissimo,
e questa che secondo me è il top. Ma ragazzi, mi rendo conto che in questo momento ho 15 anni e non 27, ossia l'acqua profumata zucchero a velo, che è dolcissima e durano abbastanza, e anche queste devo dirvi che mi piacciono molto e hanno un prezzo di 4,99 euro, mi sembra, quindi anche molto molto basso. E parlando ancora di acqua profumata, è tornato anche quest'anno il famosissimo kit acqua profumata più acqua micellare, sempre di Etienne, alla fragranza vaniglia e frutti. Questa, ragazze, ha un inci ottimo e di ingredienti è molto molto simile alle acque profumate di cui vi ho parlato prima. Però ragazzi, ho notato che questa vaniglia e frutti, non so perché, su di me dura molto molto di più anche rispetto a quelle della collezione permanente Sien. Lascio qui la foto della confezione regalo, che è molto molto carina e dovrebbe avere un prezzo sui 5-6 euro massimo, e anche l'acqua micellare ha un inci ottimo. Però ragazze, non so se funziona veramente sulla pelle perché non l'ho mai provata, però secondo me è un'ottima idea regalo. Vi segnalo poi che anche quest'anno sono per fortuna ritornati i nostri amati smalti messi nelle confezioni, quelle a pallina o a stella. Vi spiego meglio: praticamente lo scorso anno uscirono, diciamo, delle palline abbastanza grandi e anche ben infiocchettate, contenenti due smalti più un rimuovi smalto ad immersione nella confezioncina piccola. Lidl me ne ha inviata gentilmente una in cui era contenuto il gel top coat e lo smalto effetto gel di questo colore grigio, e in più ho trovato anche il rimuovi smalto a immersione, quello piccolino, che però ragazzi, scusate, ma ho gettato perché mi era terminato. E praticamente il tutto era messo all'interno di una bowl, di una pallina trasparente bellissima, e la novità è stata che questi smalti hanno proprio effetto gel, sono quindi diversi da tutti gli altri smalti, anche quelli in collezione permanente, che troviamo tutti i giorni da Lidl. Però purtroppo non hanno un buon inci, in quanto questi smalti effetto gel rispetto agli altri contengono dimeticone. E insieme alle bowl contenenti gli smalti effetto gel, ho trovato quest'anno anche le stelline, quelli con gli smalti più piccolini, però non sono effetto gel. Questi hanno un buon inci e erano contenute in queste stelline trasparenti, tutte ben decorate. L'unica cosa, che questa con gli smalti piccolini mi sembra venga sui 2-3 euro, mentre la bowl con gli smalti effetto gel dovrebbe venire sui 5, massimo 6 euro. Per gli uomini vi consiglio poi il kit, quello hipster, che praticamente è composto da prodotti per la barba. Ragazze, purtroppo entrambi i prodotti di questo kit non hanno un buon inci e hanno un prezzo, mi sembra, di 5, massimo 6 euro. Ancora un altro kit che è ritornato è il kit Elisir olio capelli e olio corpo, e invece questa confezione è composta da un olio per i capelli, da mettere naturalmente dopo la doccia, e un olio per il corpo, sempre uguale, per idratare la pelle post bagno, appunto post doccia. L'olio per i capelli non ha un buon inci, ragazze, purtroppo contiene ciclopentasiloxane ed altri siliconi, mentre l'olio corpo, sono sincera, ha un inci ottimo. Altre idee regalo molto molto carine sono, secondo me, acquistare qualcosina della linea Sien Nature, quella che proprio troviamo però tra tutti i cosmetici Sien, ossia nel reparto quella delle creme, delle salviette struccanti, eccetera. Lì ci sono vari prodotti abbastanza buoni. Io vi consiglio assolutamente la crema Marianna Calendula, tutta la linea per il viso, quella al melograno, l'olio anticellulite. So che non è un regalo troppo indicato, soprattutto se non è una persona con cui abbiamo molta confidenza. Se invece magari è più un amico fidato, una mamma, una zia, una nonna, secondo me può andare più che bene. Naturalmente tutti questi prodotti della Sien Nature hanno inci ottimo, quindi assolutamente sono stra consigliati, e il prezzo dovrebbe essere massimo di 5-6 euro,
poi naturalmente dipende tanto anche da cosa andate ad acquistare. Sempre ancora con Buoninci c'è un'idea regalo che vi segnalo assolutamente, ossia delle confezioni della PH Bio, di quella linea per capelli e corpo che è entrata da poco in collezione permanente. Però ci sono dei sacchettini, andateli magari a scovare tra le edizioni quelle limitate, e questi dovrebbero avere un prezzo sui 5, massimo 6 euro. Altri prodotti che vi consiglio per dei regali di Natale sono queste confezioni qui della linea questa Vivo di Natura. Ci sono praticamente la confezione da donna, che è questa grande, e la confezione da uomo, che è quella più piccolina, e poi delle bowl, quindi delle pallette abbastanza grandi con all'interno dei bagnoschiuma, bagno doccia, molto molto profumati. Io sto utilizzando questo kit e devo dirvi che è un'idea di regalo molto molto carina e con cui mi sto trovando molto bene. Poi già la scatola fa molto molto Natale e perfetta per un regalo. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero di avervi dato qualche spunto per qualche regalo di Natale. Io vi mando un bacio grande, mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su di supporto e fatemi sapere se avete preso qualcuno di questi regali per voi stesse o per un'amica, un parente, eccetera. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!